Risoluzione problemi di Amazon Prime su una TV LG. Problemi o criticità comuni con l'app Amazon Prime Video di solito rientrano in tre categorie. Problemi con l'avvio di Amazon Prime Video, impostazioni di riproduzione Prime Video, problemi con la riproduzione di Prime Video. In questo video li tratteremo tutti e tre. Per problemi durante l'avvio di Prime Video, o in qualsiasi situazione in cui sia coinvolto internet, per prima cosa bisogna ripristinare la rete. Passaggio 1. Ripristinare la connessione a internet. Scollegare l'alimentazione del modem, router e TV. Attendere almeno 30 secondi e poi ricollegarli, nello stesso ordine. Prima modem, secondo router, terzo TV. Quindi verificare di essere connesso a internet e testare nuovamente l'applicazione. Se il problema persiste, possiamo verificare se il firmware della TV è aggiornato. Possono sorgere problemi se l'app è stata aggiornata, ma il firmware no. Per webOS da 1.0 a 4.5, andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi generali. Scorrere verso il basso fino a informazioni su questa TV e controllare gli aggiornamenti. Se è disponibile un aggiornamento, fare clic su Scarica e installa. Quindi fare clic su Consenti aggiornamenti automatici. Per webOS 5.0 e successivi, andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi supporto e aggiornamento software. Se è stato eseguito un aggiornamento, testare di nuovo l'applicazione. Disinstallare e reinstallare l'app Prime Video. A volte i files o le cache possono danneggiarsi. L'eliminazione dell'app rimuoverà quei files. Utilizzando il telecomando della TV LG, premere il pulsante menu e andare all'app che si vuole eliminare. Tenere premuto il pulsante OK sul telecomando. Dopo alcuni istanti, apparirà una finestra della modalità di modifica. Selezionare la X sopra di essa e fare clic su Sì per rimuovere l'app. Dopo aver eliminato l'app, andare su LG Content Store per installarla di nuovo. Nel Content Store, inserire Amazon Prime Video nella barra di ricerca. Fare clic su di essa nei risultati e fare clic su Installa. Si vedrà apparire la scheda Prime Video nel programma di avvio. Dopo aver rimosso e reinstallato l'applicazione, continuare ed effettuare un test per vedere se il problema è stato risolto. Le condizioni d'uso. È una buona idea controllare e assicurarsi di aver accettato tutte le condizioni d'uso. In caso di mancata accettazione di queste condizioni, alcune funzionalità potrebbero non funzionare. È possibile accedere alle condizioni d'uso nel menu delle impostazioni della TV. Per webOS da 1.0 a 4.5, andare su Impostazioni TV, Generali, Informazioni su questa TV e Condizioni d'uso. Per webOS 5.0 e successivi, andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, quindi supporto, impostazioni aggiuntive e condizioni d'uso. Controllare le impostazioni di posizione. Si può visualizzare il contenuto in streaming in base alle licenze stipulate tra proprietari e fornitori. Se le impostazioni di posizione della TV non sono corrette, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili. Andare su Impostazioni TV, tutte le impostazioni, generali, posizione, e quindi inserire il cap della propria area di servizio. La posizione si aggiornerà automaticamente. Ora tratteremo le impostazioni di riproduzione Prime Video. Durante la riproduzione di un video dall'app, nella parte inferiore di ogni video è presente un pulsante che consente di accedere a impostazioni aggiuntive. Queste impostazioni includono la modifica della lingua e la configurazione dei sottotitoli. Utilizzare le impostazioni disponibili per personalizzare la propria esperienza Prime Video. Infine, risolviamo le anomalie con la riproduzione di Prime Video su una TV LG. Se Prime Video riscontra problemi con il tremolio del video o presenta un'eccessiva sfocatura del movimento, Amazon consiglia di disattivare l'impostazione del movimento sulla TV. Sulla TV LG questa impostazione è chiamata True Motion.
Se Prime Video mostra regolarmente buffering o ritardi all'inizio dei video, verificare la velocità della connessione internet con uno speed test su fast.com. App Prime Video offrirà un'esperienza di streaming della massima qualità possibile in base alla velocità della larghezza di banda disponibile. Si raccomanda una velocità di download minima di 1 megabit secondo per il contenuto a definizione standard e di 5 megabit secondo per il contenuto ad alta definizione. Se il test della velocità di internet non mostra i risultati, controllare la rete come descritto all'inizio di questo video. Se la connessione è più lenta del previsto, contattare il fornitore di servizi internet per assistenza. Per ulteriore assistenza trovi tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie per la visione.